Presidente, ci si aspettava la reazione dopo lo scialbo 0-0 di domenica scorsa, purtroppo anche questa parte Francavilla non riesce a centrare la vittoria. È un periodo di difficoltà, è un periodo che certifica una grossa difficoltà sia non tanto nel produrre gioco quanto nel concludere e nell'evitare le conclusioni degli avversari, quindi non saprei proprio da dove iniziare, dobbiamo soltanto cercare di mantenere i nervi saldi e fare più punti possibili da qui all'apertura del mercato per cercare di apportare qualche correttivo che a questo punto mi pare palese sia necessario, insomma. Questo Francavilla in settimana come si preparerà ad affrontare una trasferta difficile come quella di Nocera? Si preparerà cercando, come ho detto prima, di mantenere la calma, di restare concentrati, perché in questo momento la cosa peggiore da fare è farsi prendere dal nervosismo e dal panico, soprattutto quando vai ad affrontare una squadra candidata alla vittoria del campionato che sta attraversando proprio adesso un grande periodo di forma, si è ritrovata dopo le difficoltà iniziali. È tutto a nostro sfavore, è chiaro, quindi cercheremo di andare magari con mente più serena a Nocera per sfruttare quantomeno questo vantaggio psicologico, anche se poi alla fine tanto vantaggio non è, perché abbiamo 7 punti, siamo in piena zona play-out, quindi abbiamo poco da stare tranquilli. Una squadra troppo leziosa è poco operaia. Sì, secondo, a mio parere non è questione di leziosità, è questione proprio che non abbiamo chi alla fine concretizza le azioni e le occasioni che vengono create con questo gioco che voi definite lezioso. È un gioco lezioso che però comunque porta la palla nell'area degli avversari, poi è chiaro che quando l'azione non si concretizza rimane un gioco fino a se stesso, però è chiaro che con i fraseggi a centrocampo riusciamo ad arrivare in area, riusciamo a portare gli esterni al cross, ma puntualmente la palla si spegne o nelle mani del portiere o sul petto dei difensori, sulla testa dei difensori, perché puntualmente nessuno dei nostri attaccanti si fa trovare puntuale all'appuntamento, quindi il problema fondamentalmente è un problema di concretezza in avanti. Molto probabilmente non abbiamo il calciatore che l'attaccante puro che finalizza l'azione, quindi non riusciamo in questo periodo a fare gol. Mister, 2 gol per il suo Ercolano, è andata molto bene quest'oggi. Da parte sua la sensazione di questo Francavilla qual è? Io credo che c'è da fare i complimenti alla mia squadra, che ha messo in difficoltà una grande squadra come il Francavilla, dove ha tenuto testa ed è stato sempre propositivo. Oggi più che dare dei meriti a Francavilla, credo che si debbano dare i meriti alla mia squadra, che credo che abbia fatto una prestazione eccezionale e abbia sfruttato tutto quello che naturalmente gli poteva capitare per quello che avevamo preparato, anche per quanto riguarda le due palle inattive dei due calcio d'angolo. Le avevamo preparate in questo modo e ci è andato anche bene. Voglio sottolineare anche il terzo a finale del primo tempo, dove la palla è battuta sul palo. Poi credo che su ogni ripartenza eravamo pericolosi e mai abbiamo dato la sensazione di rinunciare a giocare. Ricordo il palo di Sorrentino e la traversa di Lopetrone, è fuori casa contro uno squadrone con il Francavilla, quindi a questo punto si deve dare i meriti alla mia squadra. Questa squadra si candida senza mezzi termini a vivere un campionato da grande protagonista? Questa squadra si candida a fare più punti è possibile, di guardare le squadre che stanno dietro di loro. Questa è una squadra neopromossa con tanti giovani e tanti giocatori che hanno tanta fame e vogliono dimostrare a tutte le grandi società blasonate che fino a questo momento si sono sbagliati a non prenderli in considerazione.